No, Gianni, sei in vita mondana. Damiano, che location strana per fare un'intervista. Siamo in un letto a baldacchino. Praticamente è anche la prima volta che faccio un'intervista del genere. Ti preferiresti vincere una Milano-Sanremo o uscire una sera a cena con me? Decisamente la seconda opzione. Le donne qua? Tante. Io volevo sapere, preferisci i baci delle bionde o delle monde? Ma non è importante il colore dei capelli, sicuramente. Ogni anno una sorpresa e vogliamo continuare con questo passo. Ma diciamo che le donne fanno parte del ciclismo. Senza le donne non c'è ciclismo. Ci vedo un po' in difficoltà. Sì, molto. Alessandro, ma cosa c'entra il ciclismo in mezzo a tutte queste donne stasera? Facciamo una festa. Non riesco a capire. No. Cosa c'entra il ciclismo in mezzo a tutte queste donne questa sera? Siamo proprio fuori. Il ciclismo è fatto di sacrificio, allenamenti, insomma, vedo. Le hai bene addosso le belle donne questa sera? È troppo il problema. Tu fai tante domande a noi. Ti piace qua con noi? Certo, ma devo rispondere sempre sì. Timo, ti piace qua con noi? Sicuramente sì. Ragazze, abbiamo provato in tutti i modi a tentare questi ciclisti, ma alla fine siamo rimaste sole noi qua.